Ma Boldrin, quanto può durare questa finta manfrina che stanno separati e non andranno insieme? Ma non lo so, lo diceranno loro quanto vogliono fare la sceneggiata. La cosa divertente è che si stanno già spartendo le poltrone senza aver vinto e senza averci detto cosa vogliono fare. Però osservavo prima, uno ha detto fuori i politici dalle banche, i partiti, l'altro ha detto fuori i banchieri dai partiti. Divertente perché nessuno dei due partiti nel programma c'è niente di concreto che lo possa realizzare. Nel nostro, in quello di fare per fermare il declino, invece c'è. Siamo gli unici che dicono chiaramente le fondazioni devono vendere i pacchetti di controllo delle banche, perché sono controllate dai partiti, gli effetti li abbiamo visti, quello che fanno, e le banche devono essere privatizzate per davvero, perché sono private per modo di dire, ce le hanno in mano i partiti, sono private dei partiti. E siamo anche gli unici che dicono occorre fare una legislazione seria, vera, anglosassone, tanto per usare un esempio, sul conflitto di interessi che permetterebbe di togliere i banchieri dai partiti, in particolare dal Parlamento. Guarda caso, siamo gli unici. I 140 teletweet sono circa un minuto. Posso fare una domanda a Boldrin? Sì, certo. Dite che bisogna vendere 500 miliardi di No, patrimonio 200, 200 Pietro, pubblico, 200. 200, in 4 anni. 5, ma insomma, vabbè. Come, Ma sai, 5 anni? siamo precisini, 5 cosa vuoi anni, va bene, fare? va bene, va bene. Ma non pensi che a mettere 200 miliardi di immobili dello Stato in così breve tempo finiamo col svenderli a Ma metà noi non vogliamo prezzo? immettere 200 miliardi di immobili dello Stato, ma neanche per soldi. Ti faccio l'elenco. Pacchetto di controllo dell'Enel, pacchetto di controllo dell'Eni, pacchetto del controllo Finmeccanica, pacchetto del Va controllo Fintecno, benissimo, pacchetto. Vuoi che vado avanti? Boh, ma sono lì il 200 punto è miliardi, non che gli se immobili. Gli immobili saranno il pro... 10-15 miliardi, Ho capito, Pietro. ma e se tu metti il termine e butti questi 200 miliardi sul mercato, ne porti a casa 100, non Ma fai un no, buon ma servizio. no, Michino, ma gliela dai, faccio Pietro, tu io, sei non giusto fai un buon lavorista. servizio Ma agli non è vero, ma italiani. non è vero, ma Michino, non è gliela vero. faccio io una Tanto li domanda. fai Il salire, resto posso? siamo d'accordo che bisogna Bisogna farlo, ma vendere. bisogna farlo col tempo Ma col giusto. tempo giusto, ma infatti per quello t'ho corretto, capisci? 200, 5-6 anni, cioè è una roba Allora, più diversa, è una loro roba parlano diversa. di È dismissione ben di, calcolata. sì, loro parlano di dismissione di quote pubbliche. Una questione di coerenza. L'alternativa sarebbe stata di non candidarmi. Oppure di venire con noi, No. Pietro. Finiamolo di prenderci in giro. Allora, dove tirano fuori dei soldi, visto che c'è un fiscal compact? Vai, Boldrin. Buona domanda, ma infatti non è che tutti destra e sinistra, Forse 140 perché noi non siamo né destra né sinistra, ma siamo sopra, non diciamo queste cose, non abbiamo fatto promesse vaghe a nessuno. Noi abbiamo detto ci sono nell'arco di 5 anni della legislatura, se tu tagli spese della casta e della burocrazia, sussidi alle imprese, vendi i famosi 200 miliardi di cui si parlava prima di imprese dei politici, non di Stato, dei politici. E cominci a ridurre, a mettere un tetto alle pensioni superiori ai 3.500 euro al mese, ci sono ben di più di 50 miliardi, ce ne sono 70 di spese che, come vedi, non toccano quello che tu chiameremmo lo Stato sociale, che poi anche quello bisogna metterlo a posto perché non funziona, ma un altro discorso, sono discorsi diversi. Questi si possono tagliare e sono tasse che si possono tagliare, lasciando il bilancio più o meno in ordine. Noi siamo gli unici che questi conticini li ha messi lì, adesso ci copiano tutti. Ho visto che perfino il Berlusconi si è inventato che adesso taglia anche lui il finanziamento ai partiti. Peccato che siamo stati i primi a dirlo. Quindi non confondiamo, il fatto che di noi non si parli non vuol dire che le cose non le abbiamo messe. Ci imitano, ma malamente. Crosetto sullo stesso. 70 miliardi all'anno, noi non riusciremo a tirarli fuori in un periodo di Ma crisi come perché? Basta questo. tagliare le spese. No, poi. Crosetto, basta tagliare No, le spese. aspetta, sì, però io È che preferirei. non volete. No, no, guarda, se, su questo, se posso su questo, io le spese le taglierei, ma in questo momento piuttosto che rimborsare fiscal compact, le userei per far ripartire l'economia in questo momento. Cioè, perché se Ma posso. tagliando le tasse Perché si se riparte posso. l'economia, Perché se, dai. no, ma so, guarda, siccome tutte le spese non hanno Siete tutti credito è più preoccupati difficile. delle imprese italiane, non avete nessuno, non ho ancora sentito nessuno dei tre dire cosa volete fare con le fondazioni bancarie e le banche italiane. La ragione per cui No, te le lo dico piccole subito. imprese italiane, lo sanno tutti, non ricevono credito dalle grandi banche italiane è la seguente. Sono sottocapitalizzate le banche italiane, per questo non prestano alla piccola impresa, per questo non prestano agli artigiani, per questo non prestano. E la ragione per cui sono sottocapitalizzate è perché le signore fondazioni bancarie, Voglio con i mantenere il politici dentro, controllo. vogliono continuare a controllarle e non le Certo. capitalizzo. Allora io voglio sentire uno di voi che Guarda. dica che volete imporre a Unicredit, a Banca Intesa e anche al Monte dei Paschi di capitalizzarsi sul mercato e di cominciare a prestare, e che vuol dire che le fondazioni bancarie controllate da Lega, PDL, PD, tutti quanti, sono sicuro che ce ne avrete anche voi, dai, No,
Non c'è nessuno di comune, di nessuna parte. Siete gli unici esclusi, poverini, assieme a noi. Vabbè, ma voi andate a buca. Tutti gli altri. Perché quella è la ragione. Perché tutti la girano, però non ho ancora sentito nessuno dirlo. È la ragione per cui noi siamo andati a Siena, ci sono andato io personalmente. La stampa ovviamente non ha fatto attenzione perché c'era Grillo. Tranne voi. Bravo, grazie. Bravo. E poi voglio sentire i lavoratori della Richard Ginori e Gianluca Zanier. Penso che oltre ai tagli, alcune delle proposte fatte secondo me sono di buon senso. Fermare il declino è una delle proposte che io penso si possa dialogare e assumerle. Facciamo un governo se il fermare il declino. Cosa dice Giorgio? Però la vedo un po' dura adesso. Sì, abbiamo preso a calci in faccia gli imprenditori che venivano a investire, a cominciare dalla vendita di... Ma Boldrini fosse capace che sai con quella persona che nell'ultimo anno e mezzo ha avuto il 90% del Parlamento, che votava qualunque cosa, ha preso l'Italia nel momento perché la posizione delle province non gliele hanno votate, perché tu stai con quello lì che per 20 anni ha raccontato balle, perché allora dai non sto più che io di Federichino. Infatti allora il problema qual è? Capisco che vi difendete tra amici sbagliati. Capisco che vi difendete tra professori, però lui sta difendendo. No, non difendo, che è sempre una casta più casta delle altre. Ma sta dicendo, sta difendendo una persona che ha avuto, scusami, per un anno e un mese. Qualunque decreto veniva ratificato e comunque firmato dal Presidente della Repubblica? Non lo sai, con cui sei alleato, il suo gruppo parlamentare non state dando la dimostrazione di essere il palazzo che si parla addosso e quindi do la parola a loro. Palazzo io fosse e chi sta a casa adesso non è coperto e quindi non hai bisogno di copertura di un potenziale posto di lavoro che non esiste. 140 teletweet. A parte che noi col centrodestra centriamo come i cavoli a merenda, quindi però comunque te la racconto io il punto di vista, sia che a me sembra che le cose che ha detto Crosetto siano un classe, sono come limo restituito in zecchini in zecchini d'oro da andare a piantare nel campo dei miracoli, perché ovviamente la detassazione mia, capisci, è la ritassazione tua. Questo è il giochetto che voi continuate a fare. Alla gente bisogna avere il coraggio di dire che se togli le tasse, come io voglio togliere l'IRAP, la riduzione delle tasse, devi dire che spese vuoi tagliare. La dovete smettere di raccontare balle. Allora le imprese ripartono. Ho capito, tu non hai capito. Ma chi lascia il lavoro? Sai cosa fanno le imprese? Non sto parlando di chi ha già un lavoro, sto parlando di chi è a casa. Tu stai facendo il gioco delle carte tipico del tuo capolista che è il seguente. Io non ho il mio capolista. Mi fai parlare? Io. Se tu già hai il capolista, sono quello io, lì simboletto. Il mio capolista. Va bene. Sono io. Allora, il giochetto è il seguente. Quelli che tu che chiami sono a casa, sai cosa succederebbe il giorno dopo che elimini la tassazione? Tanti sparirebbero, andrebbero a casa e verrebbero riassunti una settimana dopo eliminando le tasse. Allora, questo è il giochetto, è il solito giochetto delle tre carte. Allora, abbiate il coraggio di dire che spese volete tagliare, così poi tagliamo le tasse. Abbiate il coraggio. Allora, con la riduzione degli interessi sul debito, che già si sta riducendo, lo spread si sta riducendo, va destinata l'obiettivo è portarlo sotto i 200 e con molti ci si riesce. Ma il... no.